qua abbiamo già discusso con i sindaci, che c'è stata la nomina del Presidente della Regione Toscana, di me come commissario, quindi dobbiamo cominciare a capire come poter nel più breve tempo possibile consentire l'agibilità di tutti gli appartamenti, le unità immobiliari che sono state dichiarate da CIP. Questo è l'obiettivo. Abbiamo individuato intanto come prima fase l'avere per ogni unità immobiliare la perizia da parte dell'architetto o dell'ingegnere che ci dica all'incirca qual è la spesa necessaria. Una volta che avremo queste perizie potremo fare una valutazione più approfondita e capire anche come aiutare quelle situazioni un po' particolari che non sono contemplate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio di mia nomina e che riguardano in modo particolare gli incapienti, oppure le situazioni in cui si volesse arrivare alla decisione di fare un intervento più importante come quello della riduzione del rischio sismico, non solo della viabilità. Insomma, si deve procedere per passi, la Regione farà tutto quello che deve. Intanto diciamo che entro il 28 di febbraio vogliamo tutte le perizie. Noi paghiamo i tecnici con cui abbiamo fatto anche già un accordo perché queste perizie siano prodotte e poi successivamente rincontreremo la popolazione e decideremo insieme anche caso per caso come fare, perché vogliamo essere un esempio, insomma. Poi strada facendo abbiamo discusso anche con i sindaci, vedremo anche qui un po' attraverso altri approfondimenti quali potranno essere i costi, l'elaborazione di un piano anche pluriennale di intervento che consenta tutta la messa in sicurezza dei due comuni. Naturalmente non può essere obbligatoria perché non è nel potere poter ordinare tutto, ma favorirla con tanti strumenti che possono mettere in campo. E io penso che questo tema della sicurezza sismica è fondamentale, altrimenti l'Appennino non solo nel Mugello ma in tutta Italia rischia di essere abbandonato. E l'Appennino è una specie di dorsale, appunto, del nostro paese, fondamentale perché il nostro paese sia in equilibrio geologico, perché sia anche in equilibrio in termini di crescita, di sviluppo. Insomma, stiamo lavorando. Il primo obiettivo oggi è intanto assicurare che la perizia va fatta entro il 28 di febbraio, e la paghiamo o con i fondi già stanziati dal governo oppure interveniamo noi direttamente. A partire da queste perizie sui 450 casi circa di unità immobiliari che sono state dichiarate inagibili dai sindaci, valuteremo meglio come intervenire, perché vogliamo riportare subito la popolazione nelle loro case.